Buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Spero tutto vada alla grande. Allora, oggi vi volevo presentare un nuovo strumento, uno strumento online, lo troverete facilmente online, ed è una drum machine. Che cos'è una drum machine? È uno strumento elettronico che serve per fare dei ritmi, quindi creare dei loop di batteria o di percussioni. Allora, vi faccio vedere subito che cosa fare. Allora, condivido la mia pagina. Allora, andate su Google, scrivete Drum Machine Online, ok, e prendete questa, Drum Machine Online OneMotion. Ok, mi si apre questo strumento. Allora, alla prima apertura a voi sicuramente verranno fuori dei pallini. Ok? Prima cosa che dovete fare è questa, andare su questo strumento e scrivere New Composition, nuova composizione. Ok, e vi verrà tutto vuoto. Allora, c'è una griglia con tutti gli strumenti qua di fianco. Allora, kick è la cassa, snare è il rullante. Allora, basta semplicemente cliccare con il tasto sinistro per inserire oppure togliere. Ok. Snare rullante abbiamo detto, il hi-hat è il Charleston, sono i due piatti praticamente che si controllano con il pedale, ma è suonato con una bacchetta. Anche questo hi-hat open suonato con una aperto sempre con la bacchetta. Il ride è un piatto molto grande, da questo suono, poi tom high, tom alto e tom basso. Okay, poi in altri kit ci sarà il tom medio, okay? Forse probabilmente nel vostro esce fuori già tom medio. Ok, allora, questa griglia praticamente, in questo caso, io la posso modificare con questo, decidere quanti bit io voglio all'interno di questa griglia. Ad esempio, bit 4 mi mette un 4 quarti, 3 quarti, 2 quarti, 5 quarti, 6 quarti, 7, 8 quarti. Ok? Allora, io ho scelto 4 quarti. Allora, ogni quarto è dato da questa linea. Cioè, tutto quello che c'è all'interno di questo è un quarto. 2 quarti, 3 quarti, 4 quarti. Allora, ad esempio, con una velocità BPM, cioè battiti al minuto praticamente, io posso decidere la velocità. Ok, ad esempio, scegliamo, non so, 100, diciamo 100 ad esempio, e comincio a inserire i colpi. Allora, vi invito a creare dei colpi sempre molto regolari all'interno. Cioè, io ad esempio metto cassa sull'1, snare sull'1, cassa sull'1, snare sull'1. Ok? La faccio partire. Allora, come faccio, lo faccio partire questo loop? O premendo questo, che è il play, oppure semplicemente premendo la barra spaziatura. Ok, anche mentre va, io posso inserirci delle cose, ad esempio, hi-hat. Facciamo, ad esempio, ogni due. Ci metto ad esempio un crash sull'uno. Ok? Un ritmo regolare. Chiaramente io i ritmi li posso fare come voglio, ad esempio, che ne so, qua ci inserisco qualcosina in più. Facciamo ad esempio un colpo qua e un colpo qua che anticipa la cassa.
creato praticamente un loop di batteria, una sequenza praticamente. E lui me lo manda appunto al loop, si ripete in continuazione. Allora, che cosa posso fare? Posso aumentare ad esempio le battute. Allora, qua ad esempio abbiamo 4 bit, quindi una battuta da 4 quarti, abbiamo 4 bit. Ma io, se voglio, ad esempio, posso averne 8, posso averne 6, posso averne quanti ne voglio, fino a, in questo caso, a 32. Ok, adesso giocate un pochino con il programma, andate a scoprire le varie funzioni che ha questo programma e ci vediamo a lezione. Spero che ognuno di voi mi dica qualcosa di nuovo su questo programma. Ci vediamo presto, ciao!